La straordinaria fantasia dei fratelli Grimm deriva da un luogo incredibile ed incontaminato. La Foresta Nera è proprio il luogo dove sono state ambientate le favole e i racconti più belli di sempre. Da Cenerentola a Biancaneve, da Hansel e Gretel a Pollicino. Nella Germania del Sud, con i suoi alberi svettanti verso il cielo, gli arcani sentieri misteriosi, le cascate, i ruscelli ed i villaggi pittoreschi che sembrano dal tempo dimenticati, vive un luogo eccezionale in cui la natura selvaggia regna sovrana. I suoi abeti fitti, le sue pianure sconfinate, gli oscuri laghi e i suoi monasteri, castelli e ruderi medievali ormai ingoiati dalla natura, hanno dato vita a tantissime leggende, storie fantasiose di spiriti, streghe, lupi mannari che hanno fatto sì che questo luogo fosse visitato soltanto dai più coraggiosi. I Freischützen. Da tempo immemore, i vecchi abitanti della vicina Foresta Nera raccontano di queste terribili creature che abitano la foresta. Dei soldati che, morti nella Foresta Nera, grazie all'aiuto del diavolo, si sarebbero trasformati in strane creature, capaci di sparare delle pallottole che non mancano mai i bersagli, nemmeno attraverso gli anfratti più oscuri della foresta. Si racconta che queste creature non avrebbero delle radici umane, ma che in realtà, durante la notte, mutassero in bestie simili a lupi mannari e che mangiassero tutto il bestiame dei villaggi della vicina Foresta Nera. Si mormora che un giorno un cacciatore ferì uno di questi esseri sotto forma di lupo e che il giorno dopo si sentì di un uomo che in un vicino villaggio giaceva inspiegabilmente ferito nel suo letto. I monaci. Un'altra strana leggenda è legata a quella dei monaci del monastero di Saint-Blessien, che avrebbero duramente perseguitato gli abitanti del territorio dell'abbazia e che dopo la loro morte questi fossero rimasti a vagare sotto forma di spiriti maligni all'interno del monastero, finché un giorno un arduo frate cappuccino proveniente da Staufen li avrebbe esorcizzati ed avrebbe scaraventato i loro corpi in dei sacchi dalla vetta del Monte Felberg nel lago Falsee. Il servo nero. Secondo un racconto che si è tramandato sin da tempi remoti, questo personaggio chiamato il servo nero avrebbe dato in sposa la sorella ad un uomo di nome Bruno von Steiner. Questi, con il suo temperamento, la rese molto triste ed infelice, costringendola a fuggire nella Foresta Nera, dove fu accolta da dei nani che le indicarono un passaggio attraverso le montagne, dove avrebbe potuto nascondersi. Inseguita dal fratello e dal marito, ella si nascose tra le strette insenature del passaggio. I due, per inseguirla, furono schiacciati da dei massi che caddero dalle cime delle montagne. Alcuni affermano con certezza che questo passaggio fosse l'entrata alla grotta delle stalattiti di Hassel, nella Foresta Nera meridionale. Un meraviglioso mondo abitato da nani e da altre creature che vivevano o vivono ancora nel sottosuolo, fra le stalattiti ed i bui nascondigli delle grotte di Hassel. Storie e leggende incredibili che nel corso del tempo hanno dato vita a dei fatti che hanno lordato l'umanità di tragedie e morte. Nella maggior parte delle leggende si trattava di donne vigliacche, streghe che provocarono intemperie, che facevano deperire le piante o che causavano malattie tra il bestiame che terrorizzavano tutta Foresta Nera e i dintorni. Queste fantasiose leggende sulle streghe hanno avuto conseguenze terribili nella vita reale, provocando la cosiddetta caccia alle streghe e l'inquisizione. Causò tra le 35.000 e le 100.000 vittime, e le ultime esecuzioni di persone condannate per stregoneria
in Europa si sono verificate nel XVIII secolo. Se ti piacciono i video dell'eccezionale, iscriviti, lascia un commento, un mi piace. A presto, dall'eccezionale.